oggi prepareremo insieme due ricette, ovvero un estratto di verdure e poi riusciremo a fare dei muffin praticamente con lo scarto della parte del nostro estratto. Quindi vedremo veramente come utilizzare tutta quanta la parte della frutta e della verdura, ok? Quindi qui non si butta via nulla, ma anzi, insomma, si fanno ricette con quelle anche che dovrebbero essere le parti di scarto. Ma detto questo, voglio dirvi soltanto due parole sull'estrattore che oggi praticamente andrò a farvi vedere, perché guardate, se vi dico che ultimamente anche ho rimandato indietro due estrattori, perché il problema grande degli estrattori è che la polpa rimane, diciamo, incastrata all'interno, il succo non viene veramente, diciamo, bello, limpido, eccetera, e poi la velocità d'estrazione, che è per me una cosa fondamentale per far rimanere tutte le proprietà all'interno del vostro succo. L'estrattore che oggi vi mostro è qualcosa di strabiliante, pazzesco, super incredibile. Viene dall'Australia, è un'azienda molto giovane e adesso, insomma, sta vendendo tantissimo questi estrattori. Perché? Perché l'RPM, cioè la velocità, è di 33. 33! Quindi io ero rimasta a un 45 RPM 40. Che è già molto buono come velocità di estrazione, ok? Quindi non dovete superare la velocità di 45 RPM per l'estrazione dei vostri succhi, ma ragazzi, 33 RPM è da paura, quindi ha una velocità d'estrazione veramente bassissima e è perfetto, è quello che ci serve a noi. E voi direte: ma non è la stessa cosa la centrifuga, non è la stessa cosa il frullatore? No, 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 no. Qui andiamo di lento. La centrifuga vi fa, diciamo, vi frulla le cose in maniera velocissima e non è quello che serve a noi. Per mantenere le proprietà e i nutrienti all'interno del succo, vi serve un estrattore a basso giro, quindi a basso RPM. 33 RPM non c'è, non esiste, diciamo, tra il mercato, diciamo, attuale. Ma c'è questa azienda che si chiama Fruity, che è australiana, che ha creato questi estrattori da 33 RPM. Adesso ve lo faccio vedere, quindi vi mostro come estrae bene frutta e verdura e poi ovviamente la ricetta vi do del mio estratto che io faccio ogni giorno e andremo a realizzare i muffin con lo scarto. Restate qui con me e facciamo tutto questo insieme. A proposito, non vi ho detto una cosa, c'è una grandissima sorpresa per voi con questo estrattore, però vedete il video e poi ve lo dico. Allora, eccoci qui, l'estrattore è questo, ora ve lo faccio vedere in funzione, guardate già che bellezza, potete fare anche il latte vegetale qui all'interno, nel senso che potete direttamente mettere le vostre mandorle, frutta secca, eccetera, insomma, fare un sacco di cose, anche i sorbetti. E guardate, il macchinario è questo, molto molto semplice da utilizzare, guardate. È stupendo e poi ha un boccale all'interno qui, vedete qui sopra, molto ampio, quindi non occorrerà più fare, insomma, a pezzetti tutta quanta la frutta, la verdura, semplicissimo da utilizzare. Adesso lo testiamo insieme. A proposito, un'altra cosa importantissima che è scritta anche nella confezione, BPA free, significa che quella sostanza che normalmente sta all'interno della plastica, qui non la trovate, quindi niente danni per la salute, eccetera, quindi state sicuri. E ha la velocità di 33 RPM, quindi da paura. Proviamolo, eh? Allora, adesso vi faccio vedere che cosa andremo a estrarre. Ta-da! Questa è la nostra ciotola di verdura e c'è, cioè, praticamente solo un reale frutto, cioè c'è solo una mela, ma all'interno è tutta verdura, quindi sedano, kale, questo che vedete qui, quindi il cavolo riccio, carote, tre carote, una mela, dello zenzero fresco e veramente un bel mazzo di sedano. Quindi andiamo ad estrarre tutto. Pronti? È anche molto silenzioso. Guardate, fa tutto da solo. Adesso vi metto la telecamera lì, così lo vedete meglio. Guarda come sta facendo da solo.
Che bello! Quindi ci andiamo a mettere. Vai. Io addirittura, vedete, il sedano ce l'ho messo intero. La mela. Andiamo con la carota, vai. Vediamo cosa fa. Fa da solo. Vedete? Ok, guardate qui, guardate cosa sta facendo. Vedete? Adesso noi apriamo e ecco il nostro succo. Allora in pratica sta separando, questa è la polpa, che è la parte che utilizzeremo per fare i nostri muffin, e qui abbiamo il nostro succo. Vedete com'è lenta la velocità di estrazione? Ecco qui, vedete il succo che scende? Vedete? Non deve essere veloce. Se è veloce voi vi perdete tutte le proprietà nutritive. Guardate che bello. Questo è il succo. Questa è la parte in teoria di scarto, ma noi la andremo a recuperare. Eccoci qua. Allora, guardate cosa abbiamo ottenuto. 700 grammi di scarto, vedete? La polpa. E poi sono circa più o meno lo stesso contenuto, 700 ml di succo. Questo andrà bevuto così. Se volete, potete anche conservarlo direttamente in frigorifero. Praticamente potete anche appoggiare sopra, vedete, questo tappo che è praticamente in dotazione, oppure potete fare una cosa, nel senso che se volete un effetto proprio liscio 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 come i succhi che trovate per dire al supermercato, ok, potete addirittura rifiltrarlo. Adesso vi faccio vedere, ma se no lo potete bere così. Eccoci qua. Allora, se volete, quindi prendete un colino. Ma proprio se siete dei precisi, 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 perché guardate, è veramente minima, è una roba minima. Aspettate un attimo, così, e avrete praticamente, guardate, il succo come quello che trovate proprio al supermercato, quindi super liscio. Ecco qui, vedete? Quindi questa di tutto praticamente il mega succo che abbiamo fatto, questa è l'unica parte, quindi minuscola, veramente una minuscola parte. Ma se volete, appunto, come dicevo prima, effetto supermercato, lo trovate qui, o effetto prodotto da banco, insomma, super liscio. Allora, eccoci qua, guardate, io ho inserito tutto quanto il succo, vedete, praticamente nella... della borraccia, quella che praticamente è in dotazione, ok, anche questa senza bisfenolo, quindi quando comprate i prodotti, insomma, mi raccomando, guardate sempre, insomma, quello che c'è scritto, eh? Quindi che siano sempre senza bisfenolo e altre cose. Quindi sono più o meno 600 ml di succo puro, puro, questo c'ha. Guardate la comodità di questa cosa. Allora, voi uscite per strada la mattina, ve lo volete portare dietro, fatto, cioè ve lo preparate anche la sera, lo mettete in frigorifero e poi il giorno dopo con tutta calma andate, bevete questo durante la giornata, oppure ne fate più di uno, poi insomma vedete voi, super semplice. Quindi ci sono due, vabbè, due aperture, due modalità, ma comunque, che dire, è super super buono, fantastico, guardate. È un estratto veramente top. Quindi se pensate che cosa abbiamo inserito, un po' di kale, quindi una bella manciata di kale, che è secondo me uno degli ingredienti principali di questo estratto, io considerate che questo me lo prendo tutte le mattine. Poi abbiamo inserito una bella mela grande, del sedano, quindi saranno, insomma, era un sedano intero, considerate. Poi che cosa avevo messo? Lo zenzero, c'era un bel limone grande, e poi cos'altro abbiamo inserito?
carote, tre carote grandi. Quindi guardate, questo è quello che riuscirete ad ottenere. Molto spesso, io adesso non ce l'avevo, ma molto spesso io aggiungo della menta fresca, un bel mazzo di menta fresca. Meraviglioso. A proposito, abbiamo aggiunto anche dello zenzero, fondamentale, fresco. Quindi adesso io mi bevo il succo e poi sicuramente adesso andremo a fare l'altra ricetta insieme, quindi con la parte dello scarto, quindi i muffin. Ma vi rendete conto, è buonissimo. Mi raccomando, provatelo. Dopo, a fine video, vi dirò una cosa molto interessante su questo fantastico estrattore. Guardate che bello. Guardate che meraviglia. Non vi dovrete più preoccupare di nulla. Vi fate un bel estratto, soprattutto adesso che viene l'estate. Avete bisogno di vitamine, minerali, non quelle bibite che non vi servono a nulla. Qui dentro c'è tutto, magnesio, potassio, tutto quello che vi serve. Vitamine. E ve lo portate con voi durante la giornata e poi lo bevete. Allora, voglio condividere con voi anche questa cosa, cioè guardate, lo sto smontando per lavarlo, guardate che facilità e cosa rimane all'interno, ovvero praticamente nulla. Quindi vi basterà semplicemente sciacquarlo, ok, sotto l'acqua con estrema facilità. Questa è anche un'altra cosa che io amo assolutamente di questo estrattore, guardate, super super semplice, guardate. Per realizzare questi muffin così, vedete, vi occorreranno 100 g dello scarto qui che avete fatto con l'estrattore. Tenete da parte 40 ml d'acqua, 100 ml d'olio extravergine d'oliva, 200 g di farina di farro integrale, 9 g di bicarbonato con 9 g di cremor tartaro, 100 g di farina di ceci, 180 ml di bevanda di soia, sale e pepe. Come prima cosa andiamo ad inserire tutte le farine all'interno e andiamo a mescolare bene bicarbonato, cremor tartaro, sale e pepe. Io preferisco sempre inserire il sale rosa. A questo punto date una mescolata così, bene. Adesso andate ad aggiungere il latte vegetale. E poi iniziamo a mescolare. Ok, adesso per i muffin io ho inserito questi pirottini colorati per dare un po' d'allegria e iniziamo ad inserire il nostro impasto all'interno. Eccoli qua, vedete? Pronti! Adesso quello che dovete fare sarà andarli a mettere in forno a 180 gradi più o meno un 20-25 minuti. Eccoli qua, guardate che spettacolo. Guardate, finalmente sono pronti e li andiamo a mangiare. A parte il profumo, no? Il profumo che... Guardate che belli! Sono venuti, sono riusciti. Allora, andiamoli ad aprire. Wow, guardate come si staccano bene. Adesso ce li andiamo a mangiare. Che buoni! Buonissimi! Guarda che belli! Che buoni! Allora, muffin insalati. Ma pensate un po'. Li abbiamo messi, l'olio d'oliva comunque ci sta proprio perfettamente. Voi pensate che l'abbiamo realizzati con quello che sarebbe stato lo scarto, quello che era lo scarto del nostro estratto. No, vabbè. Buonissimi. Fate la ricetta, eh? Troppi buoni questi muffin. Allora, vi lascio qui sotto tutte quante le informazioni, sia vi scrivo le ricette, ovviamente, quindi trovate scritte le due ricette, sia dell'estratto sia dei muffin, ma vi lascio anche tutte quante le informazioni per acquistare un estrattore così RPM 33, quindi velocità
super bassa, veramente non ce ne sono così. E poi ovviamente spremitura a freddo, lenta, insomma. Vi lascio tutte quante le informazioni di questa azienda Fruity per acquistarla con lo sconto. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao, finisco i muffin. Preparatevi, guardate.